È una rete sottile che di più non si può, un reticolo di carbonio spesso solamente un atomo. Si chiama grafene, materiale dalle prodigiose proprietà come quella di permettere agli elettroni di correre velocissimi. Il grafene è il futuro di tante tecnologie legate all'immagine, a schermi possibilmente ultra sottili e alla sicurezza. André Geheim e Konstantin Novoselov si erano guadagnati il Nobel 2010 con il grafene e da allora questo materiale ha imboccato proficuamente la via delle applicazioni tecnologiche, con gli italiani in prima fila. È a Pisa che gli scienziati hanno realizzato i primi sensori che operano nello spettro delle onde terahertz, un parolone per descrivere una radiazione elettromagnetica piccolissima, vicina a quella delle microonde. Sensori in terahertz permettono di vedere oltre le barriere della materia, a abiti o confezioni, come nei body scanner degli aeroporti, ma in maniera molto veloce e con ottime risoluzioni. Ecco come la ricerca fondamentale diventa applicata. Questi i laboratori italiani che pensano alle realizzazioni al grafene, una collaborazione tra Istituto di Nanoscienze del CNR, l'Università di Cambridge e di Montpellier, ed è qui che ci spiegano identità e proprietà del grafene. È un reticolo di atomi di carbonio, come si vede da questa immagine, sistemati a nido d'ape, quindi con una struttura esagonale. Questi spots bianchi che vedete qui sono appunto gli atomi. E il grafene, diciamo, è fondamentale perché, se volete, è la madre un po' di tutte le forme di carbonio esistenti in natura. Una cosa importantissima è che il carbonio in natura fa un legame estremamente forte, quindi questo materiale è particolarmente robusto. Se volete un esempio per capire la sua forza, è come se la gente è riuscita a creare in laboratorio delle membrane di grafene sospeso, e facendo un'analogia è come se uno avesse un campo di calcio sospeso con 70-100 persone appoggiate sopra, perché hanno depositato sostanzialmente degli atomi su questa membrana ed è talmente robusta che riesce a reggere il peso. L'Unione Europea sta valutando un investimento colossale, 1 miliardo di euro per 120 gruppi di ricerca, e tra questi il nostro.